bentornati in questo nuovo video vlog. Allora, oggi è la vigilia di Natale, spero di riuscire a farvi vedere qualche frammento di quello che sto preparando, che è da stamani che sono a Fornelli. Non farò la vigilia stasera perché andiamo da mio figlio, ma sto preparando per domani, perché domani siamo qui. E quindi insomma questa sera non ci sono, non riesco a preparare, quindi mi sono cominciato stamani e ora vi faccio vedere. Allora, intanto faccio vedere quello che ho fatto. Ho fatto il sugo, il ragù ai funghi, ho fatto il ragù di carne e poi ho messo a bollire appunto il brodo con l'esso dentro e ho fatto la insalata russa, ve la faccio vedere subito, carina, che ora la metto in frigo. Per questa la porto per stasera. Guardate che carina, mi è venuta proprio bene. Devo dire la verità, mi lodo da sola. C'è un po' d'ombra qui, però. Comunque, eccola qua. Ho fatto tipo alberino, ci ho fatto il cuoricino in cima, insomma, c'avevo dei peperoncini verdi e rossi e ho usato questi. Adesso io la copro e la metto in frigo. Così stasera la portiamo via, così, bella e pronta. Allora, vi faccio vedere, qui ho fatto il ragù con i funghi porcini per metterli nelle lasagne. Qui ho messo l'acqua per le lasagne perché le scotto un pochino e poi qui ho messo il brodo con la carne di esso che sta bollendo ancora. Qui c'è il ragù di carne perché ci si fa i crostini, perché quelli con fegatini a noi non ci piacciono. E poi qui ho messo a marinare tutta la carne, l'arrosto che metterò domattina in forno, e c'è, vedete, anche le salsicce, insomma c'è un po' di tutto, ora non sto a aprirvelo, però c'è rosmarino, aglio e foglie d'alloro, pepe, insomma messo tutto qui e domattina poi quando tiene sta qui tutta la notte, domattina poi metterò in forno. E adesso, come vedete, sto montando le lasagne, credo che ne farò un altro strato, non credo di più, che insomma sono già tante e sì, queste ci vorranno tutte. Comunque c'è anche un altro pacchetto, poi vediamo. E ho fatto il sugo di funghi, però ho utilizzato la besciamella già pronta perché sinceramente non c'avevo tanta voglia di mettermi a fare anche la besciamella con tutte le cose che c'avevo da fare, però va bene, è buona lo stesso, vengono speciali lo stesso, già provata. Lasagne, ho preso queste e vabbè, le scotto un attimo nell'acqua bollente e poi le metto subito qui, vabbè, dopo le metto al forno, così le precocio e domani sono pronte, basta scaldarle. Oh yeah, oh yeah, messa in forno, quindi ora aspettiamo che cuociono. Io sono sempre da mettere tutto a posto. Allora, ora devo fare la lavastoviglie, butta tutto via. Oddio, io non si deve. Allora, continuiamo, mi sono messa un attimo a vedere la TV. Continuiamo questa giornata insieme. Vediamo, forse così ce la fa. Allora, dicevo, continuiamo questa giornata insieme. Vediamo se riesco a mettere insieme un po' un vlog, una specie di boh, di video. Magari ci metto qualche cosa domattina, ora vediamo. Lo editerò domattina sicuramente. Allora, sto facendo che ho finito tutto e mi sto un po' accomodando il trucco, così per andare via. Perché ragazze, si va via presto. E c'ho una mezz'oretta di strada per andare da mio figlio. E quindi bisogna che mi prepari. Non so che mi metterò, perché sinceramente avevo ordinato una nuova maglia natalizia verde su Shein, ma non mi è arrivato il pacco. Grrr. Cioè, è in Italia il pacco, ma siccome oggi è domenica, ieri era a Milano, quindi non, no, anzi venerdì, sabato era a Milano. Però io pensavo, ho detto, no, venerdì era già a Milano. Ho detto, ma forse per sabato ce la fanno, ma qui il sabato non l'ho mai visto io, i postini arriva qualche volta, ma di rado, insomma.
E quindi niente, sono rimasta a bocca asciutta. Cioè, avevo ordinato almeno due magliette, due maglie natalizie, metterò per un altro anno, oppure le rimando indietro, la vedo. Una felpa che era carina, con l'alberino e il micino nero, e vabbè. E poi ce n'era un'altra, che quella però penso che vada bene anche per i giorni dopo Natale, perché erano dei colori un po' diversi. E, insomma, è invernale più che altro, più che natalizia. E poi comunque quando mi arriva il tutto vi farò vedere. E ora mi volevo dare un po' di ombretto, ma non so che darmi, ma poi non c'ho mica voglia di truccarmi io. Boh, anche il coso qui. Vabbè, facciamo di questo rossiccio marroncino qua, così, za, per fare un po' un angolino, za, così all'insù. Poi dopo sfumo, dopo sfumerò. E che vi stavo dicendo, che appunto non mi è arrivato questo pacco, quindi io non so cosa mettermi. E probabilmente, oh mamma, sembra mi abbia dato un cazzotto in un occhio. Dicevo, probabilmente, molto probabilmente, mi metterò la solita maglia dell'anno scorso. Insomma, me la sono messa una volta l'anno scorso. Cioè, non ho capito perché sono venuti male così. Vabbè. E quindi niente, la metterò anche quest'anno. Allora, giù di sotto che ci do? Ci do questo rame, o d'oro. Din 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 din. Non mi voglio truccare anche, ma poi esagero sempre, tanto lo so. Beh, infatti, sto già esagerando. Vabbè. Sfumiamo. Io sono curiosissima, non vedo l'ora di andare a vedere, di vedere i miei nipoti come reagiscono a Babbo Natale, che gli porta regali. Di sentirla già. Mi fa, quando vede le lucine, fa: "Che te è Natale, nonna? Che te è Natale? Che te è Natale?" Pazza, quando vede le lucine o vede qualcosa a natalizio, questo è Natale, nonna, questo è Natale. Ma come saranno buffi? Oddio, tutti e due, anche quello, anche se non parla, però praticamente ci fa ride, capito? Perché tira fuori certe cose tutte storpiate, ci dice certe cose, e quindi ci fa schianta. Va bene, dai. Forse ho calcato un po' troppo la mano. Va bene, basta. Comunque io rimango dell'idea che non vedo l'ora di essere al 6 gennaio. O anzi, basterebbe anche al 2. Basta anche al 2, guardate. Sapete perché? Perché questi franzi, ma che spiegano? I regali, tutto uno stress. Tanto i regali, sono il Natale per i bambini. Così. Ecco, mi sono risporcato tutto il dito. Guardate il lavoro. Vabbè, notiamoci un po' di colore, che mi vedo piuttosto smorta. Un po' che queste luci qui, che mi fanno smorta. Dan 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 dan. Ok, forse cambio i pantaloni. L'anno scorso mi ricordo i pantaloni ci avevo. Ma dove stanno? Me li cambio, magari. Magari. Sì, probabilmente mi cambierò i pantaloni. Volevo mettermi un rosso sulle labbra, ma le tinte rosse mi sa che le ho tirate via tutte. No, ce le ho da qualche parte. Ma che, non la trovo mica. L'unico che ho trovato è questo Liquid Love di Clio, che però non è proprio rosso Natale, è molto scuro. Ah, c'ho quello di Chiara Ferragni! È vero, ce l'ho! Non è proprio rosso, 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 ma è tutto sbilluccicoso almeno.
ho fatto ascoltarmelo. Cioè, ragazzi, c'ho questo. No, bisogna fare, vado a fare una cosa fatta bene. Mi vado a levaco con leva, insomma, con lo. Vengo subito. Questi glitter che si vedono solo con, se si leva un pochino, ecco. Però è bello. Vero? Sì. Vabbè, via, intanto mi vesto. Siamo arrivati la mattina di Natale. Ora vi faccio vedere l'apparecchiatura che c'ho, eh. Antipasti, vedete, ho fatto lo spiedino così, un po' di sottoli, salamino, formaggio, eh. Ho fatto quel cestino lì di baccalà, il prosciutto, il crostino di carne. Questi sono gli antipasti che ho già preparato. Poi qui ci sono le lasagne, i funghi. E qui c'è tutto l'arrosto, vedete, col pane. L'arrostino col pane di carne, un po' misto. Poi vabbè, le patate. Poi ci abbiamo il brodo collesso, brodo di carne collesso per fare i tortellini, che un po' l'ho messo già qui per il bimbo, li ho già cotti, li faccio al sugo a lui. E niente, questo è il menù. Poi vabbè, dolci vari e roba varia, per esempio questi qui. Poi vabbè, l'arance, tutte quelle roba là. Quindi buon Natale a tutti, un bacione. Alla prossima!